Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop, vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Inoltre vi avviso anche che nell'info box è linkato il Google Docs. Cosa dovete fare? Dovete cliccare quel link, entrare nel Google Docs e chiedermi quale caso volete che io tratti. In questo modo non mi perdo neanche una richiesta perché rimangono tutte lì nel Google Docs. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per raccontarvi di un caso che onestamente mi ha davvero stupita. Gli eventi che vi racconto oggi avvengono durante l'inverno del 2015, nel nord dello stato di New York. E più precisamente ci troviamo a Troy, capoluogo della contea di Rensselaer. Gli inverni a Troy sono molto freddi, si arriva facilmente sotto lo zero. Ma facciamo un passettino indietro, è il 6 ottobre del 2015 e Debra Napoli sta caricando un furgone per trasferirsi a Malone, nello stato di New York, nella contea di Franklin. Noelle, la figlia di Debra, nata il 1 maggio del 1994 a Palo Alto, nella contea di Santa Clara, in California, studia all'Hudson Valley Community College di Troy e vuole laurearsi in giustizia penale. Il suo obiettivo è quella di diventare una detective forense e poi un pubblico ministero nel campo della giustizia penale. Ha molto talento nelle belle arti, ha una passione per gli animali e una forte volontà. Noelle ama aiutare gli altri. La ragazza ama ridere a tre amiche di vecchia data che considera sorelle, ossia Samantha e Amanda Soto e Kirsten Pagan, tutte di Troy. Noelle non parte con sua madre per Malone, in quanto deve dare degli esami. Le due sono molto unite, quindi Noelle scoppia a piangere. Sua madre la abbraccia, la rassicura e infine le dice «Dai, ci vediamo per il ringraziamento, no?» Noelle si asciuga le lacrime e annuisce. A questo punto Debra chiede a sua figlia se ci sarà anche la sua fidanzata Sara alla cena del ringraziamento. Ma Noelle risponde triste «No, non credo che ce la farà venire». In realtà Noelle e Sara stanno insieme da davvero tanto tempo e abitano anche insieme. Così madre e figlia si abbracciano e si salutano. Fino a quando, pochi giorni prima del giorno del ringraziamento, più precisamente la mattina del 23 novembre, Sara contatta Debra, la madre di Noelle. Le chiede se per caso ha visto Noelle, in quanto la sera prima non è tornata a casa da lavoro. Lavora part-time come cameriera in un ristorante di Lancesburg, a Troy. Da questo momento per Debra inizia un incubo senza fine. Prova a chiamare Noelle, ma non ottiene risposta e capisce immediatamente che c'è qualcosa che non va. La donna non perde tempo, si veste in fretta e percorre 300 km per tornare a Troy, col fine di cercare la sua unica figlia. Lo stesso giorno, Noelle viene dichiarata scomparsa dalla sua fidanzata, Sara Moore. Poco tempo dopo, il detective Patrick Bront si reca a casa di Sara per interrogarla sull'accaduto. La ragazza è in lacrime, non ha idea di dove possa essere andata Noelle. Quest'ultima la sera prima ha staccato da lavoro alle 21, ma non è mai rientrata a casa. Il detective Patrick Bront ha la netta sensazione che Sara sia molto preoccupata per la scomparsa di Noelle, quindi cerca di rassicurarla. Le dice che non deve trarre conclusioni affrettate. Sara di colpo però si blocca e dice al detective che gli deve mostrare qualcosa. Un vicino di casa, a quanto dice la ragazza, ha trovato i documenti di Noelle su Washington Street, una strada non lontana dal suo posto di lavoro. Il fatto che quei documenti siano finiti su un marciapiede è un fatto preoccupante, in quanto non accade molto spesso in un caso di persona scomparsa. Questo indica che forse le è successo qualcosa di brutto. Il detective a questo punto chiede a Sara se per caso Noelle aveva litigato con qualcuno, ma la ragazza non ne ha la minima idea. Una volta arrivata a Troy, Debra va immediatamente a casa di Sara e di Noelle. Bussa alla porta, Sara apre e Debra si rende conto che quella ragazza è tranquilla, troppo tranquilla. Non sta facendo alcuna ricerca, non è preoccupata. Quando Debra le chiede di darle una mano a cercare Noelle, Sara risponde in modo secco. Non posso. Sai, alcune di noi lavorano, Debra. Il comportamento di Sara ferisce e mortifica Debra, che però insiste e dice a Sara, dai, vestiti, mettiti qualcosa e vieni ad aiutarmi. Sto appendendo dei volantini. Sara a questo punto risponde testualmente, fuori dalle palle. Debra ovviamente si sente attaccata da Sara. E quindi cresce in lei il sospetto che Sara abbia qualcosa a che fare con la scomparsa di Noelle. Debra, delusa e amareggiata, sale in macchina e si reca immediatamente alla centrale di polizia. Così incontra il detective Patrick Bront. Debra dice che la fidanzata di Noelle, Sara, secondo lei sa qualcosa. Il detective la guarda e ribatte, ma no, l'abbiamo già interrogata, Sara, non sa niente.
Debra insiste e ribatte: beh, sono sicura che non vi ha detto tutto, ne sono certa. Il detective a questo punto chiede a Debra di raccontare tutto quello che sa riguardo il rapporto tra Sara e Noel. Ebbene, le due ragazze spesso e volentieri arrivano alle mani. La loro è una relazione che va avanti da tanto tempo, ma non è affatto stabile. A Debra Sara non piace per niente e asserisce che la loro è una relazione violenta e che Sara si comporta sempre in modo aggressivo con Noel. Gli investigatori a questo punto rintracciano il cellulare di Noel e di solito quando il cellulare di qualcuno è acceso, i detective ricevono dei dati che gli forniscono la posizione di quel cellulare. In questo caso tutti i dati confermano che il cellulare di Noel è spento. Per i detective è un vero mistero. Perché tutti i suoi documenti sono finiti su un marciapiede? Perché continua a tenere il cellulare spento? Ormai sono passati un paio di giorni dalla sua scomparsa. E le informazioni raccolte dagli investigatori fino a questo momento non fanno proprio sperare per il meglio. A questo punto il detective decide di parlare di nuovo con Sara, visto che Debra è fermamente convinta che sia coinvolta nella scomparsa di Noel. In molti casi di omicidio, il partner o viceversa è il maggiore indiziato, così i detective tengono nella stanza degli interrogatori Sara per almeno 3 ore. Ad un certo punto il detective Patrick Bront dice a Sara: ci ho detto che Noel non aveva discusso con nessuno, mi sbaglio? Beh, era una bugia, vero? La ragazza abbassa lo sguardo, quindi il detective insiste dicendo: ci è stato detto che lei ha avuto una discussione, anzi più discussioni con Noel in passato. Sara ribatte: beh, sì, certo, a volte litighiamo. Tutto qui, io non l'ho mai colpita. Abbiamo sicuramente avuto parecchi scontri verbali, ma mai fisici. Il detective si appoggia sul tavolo, guarda Sara e dice: e che mi dice del giorno della scomparsa di Noel? Sara ribatte: quella mattina abbiamo discusso un po', in effetti. Stava facendo la carina con un nostro amico. Mi sono arrabbiata e le ho detto che sarei andata dove lavora. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Sara minaccia Noel di fare una scenata nel luogo in cui lavora. Sembra una ragazza molto gelosa, ecco perché tra Sara e Noel ci sono state forti tensioni. Sara alla fine ammette che è possibile che Noel sia andata a dormire da qualche altra parte semplicemente per far sbollire la rabbia. Ok. Ma dove potrebbe mai essere andata Noel? Il detective non è del tutto sicuro che Sara gli stia dicendo la verità. Dentro di sé ha la netta sensazione che la ragazza abbia qualcosa a che fare con questa scomparsa. Da quando Noel scompare, Debra chiama in continuazione la polizia, senza mai ottenere risposte. Così, il giorno prima del ringraziamento, decide di contattare i media per rilasciare una dichiarazione. Il giorno del ringraziamento del 2015, ossia giovedì 26 novembre, Debra sta cercando Noel e sta appendendo le sue foto per tutta Troy. Lo fa da sola, in pieno inverno. Appende volantini in tutta l'area della capitale, tutti i giorni, fino a quando le gambe non le cedono. A questo punto Debra si ferma giusto un'oretta per riposarsi e poi esce di nuovo per dirigersi nei quartieri più malfamati nella speranza di ritrovare Noel. Debra non si ferma mai e continua a cercare sua figlia fino all'inizio di dicembre. Alla fine Debra si concentra sulle strade in cui sono stati ritrovati i documenti di sua figlia. Quindi ripercorre Washington Street. Mentre Debra percorre quella strada trova sulla destra un edificio abbandonato. In quell'edificio solo una tenda del secondo piano è tirata. Ed è proprio per questo che Debra decide di entrare. Quello è un posto abbandonato in cui parecchi senza tetto cercano riparo dal freddo e dalle intemperie per quanto possibile. Debra non trova sua figlia. Nessuno l'ha vista. E quando esce da quel posto è davvero grata di non averla trovata. Il detective a questo punto si reca al ristorante dove Noel lavorava e parla con un paio di suoi colleghi per capire a che ora sia andata via la sera della sua scomparsa. Magari era con qualcuno? Qualsiasi rivelazione può risultare utile. Tutti i colleghi con cui il detective parla andavano d'accordo con Noel e tutti concordano col fatto che probabilmente avesse staccato verso le 21 la sera della sua scomparsa. Questo vuol dire che gli investigatori ancora non hanno nessuna persona su cui indagare, a parte Sara. Hanno però alcune piste da seguire e una di queste piste è credibile. Una donna, mentre stava andando a lavorare il giorno dopo la scomparsa di Noel, sostiene di averla vista piangere nei pressi del ristorante in cui lavorava, in un angolo della strada. Quella è un'area in cui sono presenti svariati hotel e motel, quindi il detective si dirige verso quella zona per poi chiedere ai portieri e agli albergatori se per caso avessero visto Noel. E in un albergo, un addetto alla reception la riconosce. Dice di averla vista in compagnia di un uomo. Il detective chiede chi sia questo uomo e il receptionist va a recuperare la fotocopia della sua patente. L'uomo si chiama
Warren Mark Lote ed abita a Troy. I detective a questo punto cercano l'uomo nella loro banca dati ed emerge che è appena uscito di prigione. È stato rilasciato sulla parola ed è stato condannato per un omicidio. Il detective a questo punto è convinto al 100% di aver trovato il colpevole, quindi si dirige a casa sua. Il detective quindi bussa alla porta e si trova davanti Mark con accanto sua moglie. Il detective dice immediatamente: sappiamo che lei è stato in un hotel mercoledì mattina con una donna. È esatto. Mark appare parecchio agitato. Evidentemente sua moglie non è a conoscenza dei suoi vizietti, ma decide di collaborare con i detective, quindi dice: va bene, lo ammetto, sono stato io in quell'hotel e se proprio volete saperlo, sì, ero con una donna. Il detective a questo punto estrae la foto di Noelle e la fa vedere a Mark, chiedendo se per caso sia stato con lei. Mark prende in mano la foto, la osserva per qualche istante e poi conclude con: la somiglia di certo, ma no, non è lei. Il detective ribatte: ma come, non conosce questa donna? Mark risponde: no, mi dispiace, la donna con cui sono andato all'hotel la conosco da qualche anno, fa la cameriera in una tavola calda lì vicino. I detective ovviamente devono verificare queste informazioni. In effetti scoprono che l'amante di Mark è una ragazza che assomiglia molto a Noelle, ma non è lei. Gli investigatori a questo punto sono fortemente scoraggiati. Proprio quando ogni tassello sembra andare al suo posto, devono ricominciare da capo. Sara, la fidanzata di Noelle, dice che quella sera è uscita solo una volta per portare a spasso il cane e i dati del suo cellulare lo confermano. Quindi dice la verità. A questo punto Sara non è più una sospettata ed esce dalle indagini. I detective si aggrappano davvero a tutto, ma non hanno piste valide. Devono ripartire da zero e quindi decidono di parlare con chi ha visto Noelle per l'ultima volta. Quando il detective Patrick Bront torna al ristorante dove lavorava Noelle, uno dei suoi colleghi si fa avanti dicendo che è stato lui l'ultimo ad averla vista. Si scusa per non essersi fatto vivo prima, ma non era in città, aveva preso delle ferie. Il ragazzo, per la precisione, dice di aver accompagnato lui a casa Noelle dopo il lavoro. Però non l'ha accompagnata a casa sua, bensì si è fermato a qualche isolato dopo casa sua, sulla Third Street. Il detective chiede spiegazioni e dunque il ragazzo ribatte: beh, Noelle ha detto che se Sara l'avesse vista con qualcuno sarebbe impazzita di gelosia. È scesa proprio lì perché ci vive il suo patrigno, un uomo di nome Johnny Oquendo. I detective tornano di nuovo in centrale per cercare il suo nome nella banca dati dei crimini nazionali. Così scoprono che Johnny Oquendo è in libertà vigilata, che in passato era stato arrestato per una rapina e che aveva precedenti per intime. A questo punto il detective Patrick Bront chiede un ennesimo incontro con Debra, la madre di Noelle, per aggiornarla sulle ultime novità. L'uomo dice a Debra: sappiamo che Noelle è andata a casa del suo patrigno quella sera. Debra non sa neanche che Johnny, ossia il suo ex marito, viva lì, a Troy. Ma soprattutto non è a conoscenza dei suoi precedenti per le bestie intime. Debra, appena scopre che Noelle era in contatto con il suo patrigno, esclama: ma com'è possibile? Noelle odiava Johnny. Il detective la rassicura dicendole: tranquilla, parleremo di nuovo con lui. Alla mia parola. Così il detective Patrick Bront si dirige a casa di Johnny Oquendo, ma nessuno apre la porta, non c'è nessuno in casa e i detective non possono assolutamente perquisirla senza un mandato. A questo punto gli investigatori si guardano attorno e si rendono conto che la ringhiera delle scale che portano all'appartamento di Johnny è distrutta, di conseguenza decidono di chiedere qualche informazione ai vicini di casa. Gli inquilini del primo piano raccontano che proprio la sera della scomparsa di Noelle hanno sentito un forte rumore fuori dal loro appartamento. Così hanno aperto, notando che una grossa valigia si era schiantata contro la ringhiera delle scale. Quella valigia è proprio di Johnny Oquendo. Quella sera la stava spingendo per portarla giù dalle scale e probabilmente gli era scivolata di mano. I detective rintracciano Johnny Oquendo e lo sottopongono ad un interrogatorio. L'uomo dice immediatamente: ho delle informazioni che possono aiutarvi, io l'ho vista quella notte, ma prima di parlare dovrei consultare un avvocato. Posso solo dirvi che dovreste cercare una valigia. Secondo le dichiarazioni della squadra investigativa, i tabulati telefonici di Noelle mostrano che la sua ultima chiamata è stata fatta proprio a Johnny Oquendo alle 21:15 del 22 novembre 2015. Poco dopo il suo telefono è stato spento. I detective a questo punto si rendono conto che non avrebbero mai e poi mai ottenuto delle informazioni valide da Johnny Oquendo. Sono convinti che sia lui il colpevole, che abbia ucciso lui Noelle, ma il suo corpo non è ancora stato ritrovato. Non ci sono abbastanza prove per accusarlo di omicidio. Quindi chiedono aiuto all'FBI, i quali gli forniscono l'ausilio di alcuni agenti speciali.
Insieme riescono ad ottenere un video di sorveglianza. Una delle tante telecamere di proprietà della città ha ripreso quella che sembra una figura maschile trascinare una valigia. Secondo il detective Patrick Bront, quell'uomo è Johnny Oquendo e sta andando verso il fiume Hudson per liberarsi della valigia. E in quella valigia, pensa il detective, ci sia proprio Noel. Quel fiume scorre interamente quasi tutto nello stato di New York. 10 minuti dopo i detective vedono lo stesso soggetto, ripreso dalla stessa telecamera che torna dal fiume Hudson, questa volta senza alcuna valigia. Il video non è così chiaro da identificare il soggetto come Johnny Oquendo, ma è alquanto improbabile che alle 11 di sera ci fosse un altro individuo della città di Troy che stesse trascinando una valigia. Il detective Patrick Bront però è consapevole che quel video non è sufficiente. Hanno bisogno davvero di altre prove. I detective in ogni caso sono quasi sicuri che quella valigia sia stata buttata nel fiume. Arriviamo a questo punto al 4 dicembre del 2015. I detective contattano una squadra di sommozzatori per aiutarli a trovare la valigia. Il punto è che il fiume Hudson è lungo chilometri e chilometri e i detective non possono certo pensare di perlustrarlo tutto. Poi, di colpo, il detective Bront ha un'idea. Chiede un maiale senza vita e una valigia vuota. Prendono dunque un maiale senza vita, lo infilano in una valigia e lo lanciano in acqua per verificare l'andamento lungo il fiume. Dopo circa 5 o 6 chilometri, quella valigia è ancora in superficie. Quindi il corpo di Noel potrebbe essere lontano chilometri ormai. I sommozzatori cercano la valigia per tutto il periodo natalizio, senza risultati. I detective sono scoraggiati perché si rendono conto che stanno cercando un ago in un pagliaio. Cercano quella valigia per quasi un mese. Il detective Patrick Bront è sulla costa praticamente tutto il giorno, tutti i giorni. I sommozzatori sono meticolosi, riportano a galla oggetti come occhiali, collane, bracciali e altri oggetti di dimensioni simili. Quindi, di certo, non avrebbero potuto non notare una valigia. Arriva il 30 dicembre e dato che il maiale, usato dagli investigatori, aveva percorso una distanza tanto lunga, hanno pensato che forse era possibile che la valigia si trovasse nella zona del porto di Albany. Dopo qualche settimana i detective sono a 12 km a sud rispetto a dove è stata gettata la valigia. È a questo punto che quella valigia viene trovata. Appena la tirano fuori dall'acqua il detective capisce immediatamente cosa ci sia dentro. L'odore è inconfondibile. In quella valigia c'è Noel. È senza vestiti ed è messa in posizione fetale, con il volto rivolto verso il basso. A questo punto i detective hanno le prove per formulare un'accusa di omicidio contro Johnny Oquendo. Ma, prima di agire, devono avvisare la madre di Noel. La donna incredula non ci vuole credere, rifiuta di credere a quella versione. Quando però, dopo un po' di tempo, realizza cosa sia successo, scoppia a piangere ed è inconsolabile. I detective non sanno con certezza perché Noel sia andata nell'appartamento di Johnny Oquendo. Forse non voleva tornare a casa perché aveva litigato con Sara. L'autopsia determina che la causa di morte è asfissia. Il medico legale esegue un tampone intimo, prelevando tracce del sangue di Johnny Oquendo. Ovviamente individuare il suo DNA è fondamentale per poterlo condannare. Secondo i detective questa vicenda può essere andata in due modi distinti. O i due avevano una relazione consenziente a sfondo intimo e lei era andata da lui per fare cose, oppure lei era andata lì solo per parlargli. Lui prima le ha fatto violenza e poi l'ha uccisa per insabbiare il crimine. Per quanto vi riguarda è inconcepibile e orribile che un patrigno possa fare una cosa del genere alla propria figliastra. Durante il processo Johnny sostiene di non essere il colpevole. Lui non ha ucciso la sua figliastra, né l'ha gettata in una valigia nell'Hudson. Insiste, ripete di essere innocente. È in colpa la difesa per lo scarso lavoro che ha portato alla sua condanna. I giurati impiegano meno di 3 ore per determinare che Johnny Oquendo abbia picchiato, fatto violenza e strangolato a morte la figliastra di 21 anni, Noel, nel suo appartamento di Third Street il 22 novembre del 2015, poco dopo che un collega ha dichiarato di aver lasciato Noel vicino all'appartamento di Johnny Oquendo. Il processo si conclude il 12 marzo del 2018, quando Johnny viene condannato a 27 anni di carcere a distanza di 3 anni dal crimine. Il giudice Andrew Caresia dice: l'imputato non ha accettato alcuna responsabilità per le sue azioni e non ha mostrato alcun rimorso per ciò che ha fatto. E inoltre, tenuto conto della natura codarda e atroce del comportamento dell'imputato, come determinato da 12 giurati, è chiaro in questa corte che questo imputato non meriti alcuna pietà. Prima di essere condannato, Johnny Oquendo ascolta una dichiarazione sulla vittima della madre di Noel, ossia Debra Napoli. La donna dice: vorrei che la gente di New York capisse cosa ha fatto Johnny Oquendo.
Questo uomo ha brutalmente assassinato la mia bambina, che aveva 21 anni ed era all'inizio della sua vita. Johnny Oquendo mi ha portato via la mia unica figlia, che ho chiamato Noelle perché mi è stato detto che non potevo avere figli. Era un regalo per me, quindi l'ho chiamata Natale perché, dopo la sua nascita, per me era Natale ogni giorno. Quest'uomo non dovrebbe mai più uscire di prigione. A Johnny Oquendo è stata poi data l'opportunità di leggere qualsiasi dichiarazione volesse rilasciare prima di essere definitivamente condannato. L'uomo dice: Noelle era una ragazza che mi era vicina. Noelle era una ragazza che si era rivolta a me e che si è fidata di me, e io a mia volta mi sono rivolto a lei. Non sono colpevole, non sono colpevole e continuerò a lottare per riabilitare il mio nome. Debra, all'udienza della sentenza, dice: sono contenta, da 27 anni all'ergastolo, a tutti e tutto contro di lui. Andrà in prigione. C'è la possibilità che muoia lì dentro, a 40 anni e qualcosa, e tra 27 anni sarà la fine dei 60 anni. Voglio che soffra lì dentro e ricordi tutto ciò che ha fatto. Dopo la condanna, il procuratore distrettuale di Rensselaer, Joel Abelov, è lieto di vedere che Oquendo ha ricevuto il massimo della pena. L'uomo dice: il processo si è concluso con un risultato più che corretto. Grazie al cielo è stato condannato a 27 anni di carcere. Mi aspetto che resti in prigione per il resto della sua vita e che muoia lì. Questo caso ha colpito perché non sarei mai arrivata a pensare che il colpevole fosse il patrigno di Noelle. Ve lo giuro, io pensavo fosse Sara. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo caso con un commento qui sotto. Voi conoscevate già questa storia? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Detto questo, io nel frattempo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto fate ciò che vi rende felici e prendetevi cura di voi. Ciao ragazzi, ciao ragazze.